Bentornati su Point Break con un nuovo livello di Lego di sbagliato, un nuovo livello di Lego Jurassic World Tele. Lego Jurassic World. Oggi andiamo a Jurassic Park 3. Sì. Che è il terzo magro livello, chiamiamola così, la terza aria. Sì, la terza aria. Dove fa? Il primo livello della terza aria. Va bene? Sì. Mi dispiace solo. E praticamente qui cosa succede? Lo vogliamo spiegare, che noi siamo anche rivisti il film di recente. Cosa succede? Il figlio di questo qua, di questo uomo villoso col Kirby, che è successo? È caduto sull'isola, quella di Jurassic Park. Ok? E lui adesso gli sta dicendo che vuole andare a fare un giro in aereo dall'alto, un giro turistico, ma in realtà lui vuole atterrare sull'isola per salvare il figlio. Capito? Quindi ha detto una bugia al professor Grant. Svegliami quando arriviamo. Perché sennò il professor Grant non ci tornava sull'isola. Perché l'altra volta ha quasi rischiato la vita. Non ti ricordi il tirannosauro lì, con Timmy, che era finito sotto la macchina, il dorso al filo spinato, con torre di volato elettrico. Tutte le peggio cose che erano successe a Timmy. Infatti Timmy stavolta non è venuto, visto? È rimasto a casa. Professor Grant, quelli sono è un incubo, no? Perché? Perché cercano qualcuno, immagino. Gli fa, adesso un po' paura gli fanno i raptor, secondo me. Tu che dici? Perché? Non lo so, tu ci avresti paura dopo con Velociraptor ti ha quasi ammazzato. Una recensione per rendere sicuro questo posto. Su questa isola la parola sicuro non è contemplata. Dobbiamo tornare sull'aereo. E so com'è villoso sto col Kirby. Porca miseria. Allora andiamo. Vedi che ti sto chiamando. Quella già, a me già mi è messa antipatica. Io la lascerei lì sopra, che dici? Perché? Quasi quasi la lascerei lì sopra. Perché? Mi è messa antipatica. Che cavolo urla? Qui è urla aiuto? No, urla Harry, urla. Mica dice aiuto. Dice Harry! Ah, qui stanno questi piccoletti che dobbiamo ucciderli, perché sono fastidiosissimi questi. Sì. Perché sono talmente piccoli che manco si vedono. E guarda un po' che dobbiamo fare qui. Dobbiamo fare qui. Dobbiamo tagliare la liana per prendere il primo mini kit. Sì. Te lo ricordi? Sì. Okay. Tu dimmi quello che devo fare, che adesso voglio provare a farlo velocemente il livello. Adesso ci serve Jack Kirby. Eccolo qui. Questo che chiameremo Nacho Man. Perché? Così. Perché? Perché Nacho Man lo chiamerai? No, gli chiamo così. Non ti piace Nacho Man? Come lo vuoi chiamare? Micho Man. In effetti quei baffetti pure Micho Man si potrebbe chiamare. Sì. Ci serve lui perché lui c'ha il rampino. C'ha il bat rampino, hai visto? Sì. Ok, è l'unico col bat rampino. Vediamo un po' qui, non abbiamo preso prima, non ho preso soldini. Ah, vedi, qui c'è un mattoncino blu. Se l'hanno. Dobbiamo andare con Billy, che è quello più giovane, anche quello più agile. Sì. Perché dobbiamo fare free climbing qui sopra. Sulla parete di roccia, vero? Sì. Perché Billy deve creare un passaggio per far arrivare anche i vecchietti qua sopra. Sì. Che già vanno in saltà. Sì. Che sono vecchietti. Qui rompiamo un po' tutto perché i soldini ci servono un po', Soprattutto perché qui già cominciano a far vedere i personaggi da comprare, hai visto? Mentre veniamo qui potremmo già comprare due personaggi. Lì il barcarolo, 25.000 soldini, e la donna 50.000. Non li abbiamo presi perché il barcarolo non ci serviva, non era brutta, era 50.000 non era tanto. No, se veniva gratis forse, 50.000 se lo fa. Troppo. Allora adesso prendiamo un Nacho Man, eccolo qui. Nacho Man. Perché ci serve il suo bat rampino. Nacho Man. Questo tira sempre per il rampino, quanti ce ne ha dei rampini? Poi ci serve Alan Grant, che Alan Grant proprio non gliene frega niente, lui proprio salta così. Vabbè, allora prendiamo Alan Grant, tanto lui ci serve. E dobbiamo scavare qui. Ok? C'è paura? Mi scava, scava? Ok. E adesso dobbiamo costruire il fossile qui. Che sono tante ossa. Sono tante ossa, certo. Questo è un fossile di? Dinosauro. Di dinosauro? Sì. Che dinosauro l'ha fatto così? Sembra tipo una piova. Una piovra? Sì, sì. Il bel serpente. Qui ci serve Nacho Man, però aspettiamo che viene da solo, non lo distrarre, se non casca, vedi, ecco, hai visto? Miso Man. Hai visto? Miso Man.
è distratta, si è messo lì a ballare la samba, momenti cascate sotto. Beh, aggiustiamo questa cosa così a calci, perché qui in Lego Jurassic World le cose si aggiustano a calci e martellate. Aspetta, qui non ci serve rampino. Sto rampino, questo è sempre pronto con rampino. Allora, adesso qui non mi ricordo, ah, qui ci serve Alan Grant, dobbiamo andare qua Alan Grant qua, se non mi ricordo male, perché qui c'è una pianta da tagliare. Va bene? Ah, io mi ricordavo bene. Non cascare sotto mai Alan Grant, perché sei caduto di sotto? Non mi aspettavo questo da Alan Grant però, eh. Yeah. Ok. Qui dobbiamo tagliare la liana con la... Non la vogliamo lì salvare lei. Io la lascerei lì, secondo me. Perché? Boh, mi sento antipatica, senti quanto urla. No. Allora, andiamo con Nacho Man. Miso Man. Sempre indietro. Si chiama Miso Man. Ok. Andiamo con lui. Vedi pure questo cascare sotto, vabbè, allora. Allora ditelo che vi piace cascare sotto, su. Allora. Chi è? Guarda, guarda che maestro, hai visto? Prima non ce l'ho fatta, adesso guarda che maestro, via. Manco Tarzan sarta così. Vai. E dai, eh. Si può prendere quell'ambra, ci serve un personaggio agile perché. Perché Billy non è abbastanza agile, non ce la fa a saltare su quella pedana blu e viola. E allora ce la prendiamo nel gioco libero quella lì, mi sa. A meno che qui non c'è qualcosa da costruire, tipo un tappeto elastico, qualcosa. C'è qualcosa qui da costruire? Purtroppo no. Allora andiamo con Alan Grant. Quella. Che cosa? Non rompiamo anche questa cassa? La cassa dell'India, c'è sempre qualche tesoro dentro, hai ragione. Andiamo, dai. Allora, mettiamo la scala avanti qui, però prima di salire salviamo, perché dopo comincia una corsa folle e dopo non ce la faccio a salvare. Andiamo con Alan Grant a salvare, come si chiama questa? Come si chiama lei? Percy si chiama, come si chiama? Percy. Perché se l'hanno persi. Figlio se l'hanno persi. L'altro dove è andato? Cooper è un professionista, salvarsela da solo. Vabbè. Andiamo. Questi si piantano, eh? Ah, sì? Guarda come c'è il braccio tutto in luce, che è successo? Questo che è successo? È Cooper! Via. Forse lo manda via. Corteggi che sale lo manda via. Sì. Quello del culo intero. Chi ha il telefono satellitare? Ce l'ho io. Da qui che cosa succede? Vediamo se ti ricordi il nome del dinosauro che prima hai detto. Il nome del dinosauro. Vedi perché? Perché taglia l'aereo con la cosa, no? Con le ossa dietro sulla schiena. Tutti, adesso c'è scritto tutti urlano. I sottotitoli sono fenomenali, eh. No. Allora adesso non ci confondiamo, eh. Dobbiamo andare sempre a destra. Qui. Ed è finito il livello. Ed è fine il livello. Lì vicino a quello lì, come si chiama? Paralofo? Come si chiama quello lì? Paralofosauro. Qui, sempre a destra dove ci sta il paralofosauro. Vedo? Lontano dallo spinosauro. Che vuoi? Perché mi sta a guardare? Adesso non c'è manco l'occhio. Non ce l'ha l'occhio. Qui. Ah, non c'ha il sopracciglio, c'è ragione. E adesso dobbiamo andare veloce, vai sopra, più sopra che puoi, dobbiamo andare sopraissima, qua sopra, sopraissima, dobbiamo andare qui, eh. Eccoli, per prendere un altro minikit, hai visto? Il Gallinimus ti ha preso un minikit. No, io l'ho preso, il Gallinimus mi ha preso un minikit, hai visto? Allora ho fatto bene a sbloccarla la volta scorsa. Almeno mi ha preso il minikit, l'ho preso. Oh, io vado sempre a destra qua, che prendo un po' di soldini. Tanto, che dici? Sì. E l'amba chi sta là? Questo mi sta a guardare. E l'amba non l'abbiamo sbloccata, non si poteva saltare, là. Si poteva saltare. Non era abbastanza. No, con chi? Billy non ce la faceva saltare, ci abbiamo provato prima. Se la fa. Non ce la faceva, ha detto che gli faceva mai una gamba. Non ce la faceva oggi. Ha detto che gli faceva. Che ne so, ha detto che se l'ha fatto mai una gamba prima. Come? Non mai ha detto. Deve darci un po' di spiegazione, signor Carmine. Ah, non lo so.
Una gogna. Cos'è una gogna? È una cosa. Te lo spiego la prossima volta, dai. Allora, non sulla lista di Ingen. Di Ingen. Non sulla lista di Ingen. Oh, qui abbiamo fatto un sacco di soldi, eh? Guarda un po' quanti soldi. Sono Della sopravvissuta. No, per la sopravvissuta proprio no. Vediamo un po' quanto ci manca. 50%. Allora, vediamo che abbiamo sbloccato qua. Vediamo se abbiamo sbloccato Nacho Man. Qui intanto abbiamo preso 4 mini kit, se non mi sbaglio. 4 mini kit. Poi abbiamo la preso. Ma lo 5, ma non lo Non lo si è dimenticato. Abbiamo preso Billy Brennan. Vabbè, saltiamo tutto, dai, abbiamo saltato tutto. Trasporto sito B arrugginito, cassonato. E l'ambra non l'abbiamo preso perché non si poteva prendere. Allora, noi dobbiamo dire che ci vediamo qui con il prossimo livello di Rego Jurassic World, sì. Ok? Sempre qui con Jurassic Park 3, sì. Bene? E intanto dobbiamo dire che cosa? Che questa settimana non facciamo i disegni da colorare perché ci andiamo in Romania a fare gli scivoli, sì. E se volete darci un suggerimento per il disegno che da fare la settimana prossima, va bene? Che mi sembra che sarà il 20, vabbè, 20 qualcosa agosto, possono rispondere al post che abbiamo messo su Facebook e su Google Plus, bene, dicendo qual è il loro minifigure preferito Lego che vogliono che noi disegniamo, ok? Sì. Il tuo qual è il tuo preferito? Nessuno. Nessuno? Sì. Va bene. Allora dai, dì solamente che ci vediamo al prossimo livello. Ci vediamo al prossimissimo livello. Va bene, ci vediamo al prossimissimo livello.